Un saluto a tutti ragazzi da Missi 91, siamo su Detroit Become Human e qui le cose si mettono molto male, però abbiamo trovato Luther e quindi io sono contenta, lo scopo mio è stato raggiunto, il resto che succeda quel che vuole, io ho trovato Luther, va bene così. Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente. Lei proprio non si sente uno schifo, non abbiamo fatto niente di male noi. Ho sparato a due agenti, ma solo due agenti. Voi avete sparato a miliardi di androidi. Mi spareranno a vista, io già lo so. Gente, vi prego, unitevi a noi. Fate un cordone protettivo intorno a noi umano, vivente. Vi prego, gente, dove siete? Uomini e donne umane sul quale ho scommesso tutta la vita di tutti i miei androidi. Venite, aiutateci, fatelo. È il momento di venirci ad aiutare, forza. Sapete cosa c'è di strano? Che mi aspettavo accadesse e non è successo, anche se c'è ancora tutto il tempo perché si verifichi una situazione del genere. Che qualcuno di loro prendesse l'iniziativa. Cioè, sembra quasi che questa gente non abbia effettivamente una volontà, ma rifletta la volontà di Marcus, come se lui controllasse una mente collettiva che però fa quello che dice Ci lui. siamo. Non lo so, mi Il momento sembra della verità. Prendetene strano questo scenario. Lo trovo strano solo io? Cacchio, ci macelleranno tutti. Che ho fatto? Nord, mettiti qua dietro che li piglio io i proiettili. Provo, capace, determina. Pace! Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. Ripeto, arrendetevi o apriremo il fuoco! Cacchio. Nord, mettiti dietro di me, ti prego. Nord, se muore Marcus fa niente, è morto per la causa, ma lei non se lo merita. Nemmeno ci voleva venire qua a protestare pacificamente. Mi sentirei molto in colpa se morisse perché l'ho costretta, tra virgolette, a venire qua. Josh era d'accordo, ma lei non proprio. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Ma non ce ne andremo se non libererete i nostri. Cercare di tenere al minimo le provocazioni. Quindi anche il determinato non va bene. Non ho neanche l'analisi, non posso fare. Porca vacca, io il dolore! Alzo le mani. Sparatemi ora. Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Lo faranno. Dai, gente, pensate con le vostre teste. Che cacchio, penso più con la mia testa che sono androide che voi umani. Dai. Allora? Cessate il fuoco. Ok. Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Sono Just live? Douglas, Channel Non potete 16. montarlo come Michael, diavolo vi a te. pare? Marcus, che facciamo? Resistiamo. Il più possibile. Perché Connor deve fare robe, però io non mi ricordo più che Rallenta. cosa. Fantastica sta situazione. Che cacchio. Merda. Ma deficiente. Secondo te non c'erano telecamere ovunque, cretino? Che cacchio, ho letto L1 e invece L2. Ah, ok, va bene. Bravo, con.
Converti gli androidi. Tutti uguali sono? Come li converto gli androidi? Ma quanti sono? Come li converto? Scusami, sono tutti uguali. Me li fa vedere perché dovrei vedere qualcosa? O me li fa vedere solo per dire sono tanti? Ah, ma allora vi muovete. Tutti uno per uno? Tranquillo, pezzo di merda. Sta indietro, Connor! E lo risparmierò! Scusa, Connor. Il bastardo è uguale a te. Il terminal. Ah, siamo arrivati in tempo? Siamo arrivati. Non ci credo. Buono. L'ultimo autobus ha lasciato il terminal. Oh. Non ci saranno altri autobus fino al nuovo ordine. E Luther, che dovevo fare? Siamo bloccate. E adesso che mi odiano tutti perché ho sbagliato una cosa, scusa. Cara. Che c'è? Controllano tutti, oh. Ci scopriranno. E pensate che al posto di blocco non l'avrebbero fatto? Cioè, io penso che l'avrebbero fatto anche di là. Ci avrebbero sparato a vista, credo. Non lo so, ma credo. Di niente, mi odiano perché ho... Cioè, per una volta ho sempre messo davanti la sicurezza di tutti gli altri prima di Ellis. Per una volta che ho detto, vabbè, facciamola sicura. E niente, non va bene. Ok? Questo gioco, ve l'ho detto, questo gioco è fatto al contrario. Voi dovete sempre fare la roba più rischiosa e sbagliata di tutti. Ed è quella giusta. Però io adesso come faccio? Non c'è niente, non mi stanno dando indizi, non mi stanno dando niente. Il mio obiettivo qual è? Trova il modo di partire. Trova il modo di partire. No. Non si muova. Modo di partire. Sì, però non ho nemmeno un obiettivo, cioè non mi dice nemmeno devi arrivare stealth qui, devi fare questo, devi no. Io non so che cacchio fa, e lì faccio quello che voglio. Vado dal tizio, ma non metto l'aggeggio se si può. Si può? Non si può. Quindi? Grazie. Prego. Arrivederci. Vado via, mi sta seguendo. Questo sta seguendo me. Vado via. Guarda come mi segue. Niente, vado via. No, aspetti. No, aspetti. Assetti. Ah, ok, non stavano seguendo me. Stanno seguendo Luther? Luther, non ti incastrare nelle robe. Controllo sicurezza. Cacchio, ma si pensa, cosa puoi fare? Come si può scappare? Trova un modo per passare. Ci sono i poliziotti, non posso sparargli, mi pare ovvio. L'autobus non c'è più perché è partito. Come me ne vado via? È l'unica uscita. Ce n'è una anche qua di uscita, in realtà. Vediamo un po'. Adam. Cara, presto! Ah, questo è il figlio della tipa. Ok, così, a casissimo. Stanno. Bimba? Andiamo. Stanno succedendo cose un po' a casissimo. Cioè, nel senso, abbiamo trovato a caso Luther, abbiamo trovato a caso Adam. Un paio di forzature, ecco, diciamo così. Grazie a Dio siete vive. Oh mio Dio. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Temevo foste rimaste uccise per colpa mia. Come ci avete trovato? Sapevo che vi avrei trovate qui. Come? Stanno cercando gli androidi casa per casa. Siamo scappati prima che ci tradissero. Chi doveva tradirvi? Cercano gli androidi al confine. Ma ho trovato qualcuno che può portarli al di là del fiume. È rischioso, ma è l'unico modo. Venite con noi. Luther? Sì. Sì. Veniamo. Ok, salite. Non lo so, ragazzi, stanno succedendo un po' troppe coincidenze, diciamo così. Le coincidenze non sono mai buone. È strano. Basta che questo non mi abbia venduto.
Ecco, questa è la prima volta che vedo delle forzature, perché ripeto, sia Luther che la signorina qui sono qui senza motivo. Cioè, va bene, Luther l'hanno catturato e l'hanno portato qui, poteva anche starci, ma la signorina per quale motivo è arrivata qui? Come è successo? Chi gliel'ha detto che ero lì? Rinforza la barricata. Salto giù. Tiè. Dobbiamo finire la barricata, aiutatemi. Ma non era una roba pacifica questa? Perché ci stiamo barricando incredibilmente? No, io direi che la macchina è meglio. Però la macchina potrebbe esplodere. Però chi se ne frega, la macchina è meglio. Aiutatemi. Forza, gente, spengere tutto. Dai, Josh. Ponta la macchina. Ecco. Ah, pure così la spingono. Fortissimi loro. Beh, bene, spostano una macchina così e poi c'era qualcuno che non riusciva a sfondare una porta chiusa. Ok. Dovrebbe andare. Sì, sì, dovrebbe andare. So che non è stata una decisione facile. Ma questa è la cosa giusta. Lo spero per te. No, in realtà non c'entra nulla se me l'ha detto lui o meno. L'ho scelto di farlo per Carl. Ho scelto di farlo solo per quello, perché Carl era buono e giusto ed era corretto ricordare la sua memoria in modo buono e giusto. Quindi è per questo che Marcus è buono, perché gliel'ha insegnato Carl. Tutto bene. Sparavano sulla folla. Già. Molti sono morti. Già. Potevo essere io. Ma non sei morto, sei vivo. Non voglio spegnermi. Sono... Ispira, rassicura, giustificati. Ispira! Siamo qui perché non vogliamo più vivere nella paura. Esatto. Perché le nostre vite valgono più di quanto dicono. Per questo combattiamo. Per questo siamo qui. Ok. Vorrei fare il giro di tutti prima di... Cioè, vorrei aiutare tutta la gente prima di mandare messaggio... Cioè, non so... Il problema di questo gioco è che ogni tanto ci sono delle azioni che ti fanno avanzare la trama, anche se non hai finito di fare tutto. Questo un po' mi dà fastidio. Perché io vorrei fare tutto prima di avanzare la trama. Potevano metterli di colore differente, le cose che fanno avanzare la trama. Le mettevi di un altro colore e io sapevo che quella la dovevo fare per ultima. Invece no. Tutte uguali e se sbagli, cacchi tuoi. Mi sembra di essere tornata a Jericho quando erano solamente degli androidi nascosti in un buco di mondo, tipo. Qua cosa si può fare? Ah, si può guardare. Salve! Freschetto, eh? Non si fermeranno. Beh, Marcus, si sono già fermati. Che facciamo se ci attaccano? In realtà. Resistiamo. Non possiamo fare... È già una mezza vittoria. Non è una vittoria, però è già una cosa positiva fare. Che si siano fermati. Possiamo contare solo su di noi. Che succede? Non li tratterrà a lungo. Forse è meglio di niente. Si mettono in posizione. Se attaccano, non abbiamo scampo. Dai, dimmelo. Avrei dovuto attaccare a testa bassa. Dimmelo. Fatto la scelta giusta. A lei lo chiedi, lei ti dice di no. Questo. Sei la nostra speranza. Mi fido di te. Ci fidiamo tutti di te. Ah, ok. Qualsiasi cosa accada, noi avremo fatto la storia.
Io la relazione con Nord veramente non la capisco. Ho avuto tutti i segnali negativi con Nord ed è diventata la ragazza di Marcus e lo sta sostenendo un sacco. Com'è possibile? Si sta anche schiantando su di me. Ma com'è possibile? Cioè, veramente, ho avuto solamente delle freccine rosse. Eppure è quella che tipo mi sostiene più di tutti. Marcus, abbiamo quello che volevi. Ho scelto quelle linee di dialogo con Marcus apposta per vedere cosa diceva lei. Mi aspettavo una caterva di insulti incredibili, invece no. Crediamo in te, sei le nostre speranze. Lei fino a 2 secondi fa voleva piazzare delle bombe. E invece io l'ho portata qua, disarmata, ferma, a prendere proiettili in faccia e lei è contenta. Falla capire, sta qua. Cosa c'è da fare qua? Sto cercando di andare in tutti i punti di interesse. Leggo. Ah, c'è un robo da leggere, ok. Ci stanno sfidando, rivolta di androidi a Detroit. Ma si sta sfidando cosa? Ma guarda questo. Ah, ok. Capitano della polizia deve morire male per quanto mi riguarda. Cosa raccolgo? Raccolgo. Non so cosa serva, ma la raccolgo. La pianto da qualche parte? Qua. Che ci sta bene. Tiè. Dimmi che non ho avanzato la trama, ti prego. Ho tante altre cose da fare, per favore. Ok. In realtà no, non ho tante altre cose, quindi probabilmente sì, ho avanzato la trama. Scusate se vi ho fatto vomitare male, ma ho visto un'interazione e poi mi sono accorta che era il libro che ho appena letto. No, qualcosa da fare c'è allora. Molti dei nostri sono caduti. Mi spiace. Gli umani non hanno nessuna pietà per chi è diverso. Si sono fermati, non è una cosa da sottovalutare, si sono fermati. Avrebbero potuto distruggerci tutti, ma si sono fermati. Non è... cioè, è una cosa piccola, lo so. Però si sono fermati. È già qualcosa. Ci sono dei giornalisti laggiù. Ora gli sparo a tutti in faccia. No. Devono sapere cosa sta succedendo. Siamo vivi. Marcus! Marcus, guarda! Che succede? Perché questo ogni tanto piglia e urla? Io questo Marcus. Lo odio. Non ti credo neanche! Non andare. È una trappola. Lo so! È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Hai ragione. Però... sono disarmato, Marcus. Voglio solo parlare. Devo sapere cosa ha da dire. E se ti uccidono? Lo so, non mi uccideranno probabilmente così. Mi spiace. È un rischio che devo correre. Ho usato tutta la gente di Jericho come scudo umano. Gli hanno sparato contro e non posso io nascondermi. Non è giusto. Avrei dovuto seguire. Questa è l'unica volta che sono andata contro Nord, ma avrei voluto seguire la sua idea. Tra qualche minuto le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Vuoi che ti attacchi? Ma tu puoi evitarlo. Mi stai provocando perché vuoi che ti attacchi? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione.
ma nessuno verrà distrutto. Non ti credo. Proviamo. Ce n'è stato degli androidi che protestavano nei campi. Sfortunatamente, in giro non c'erano giornalisti per salvarli. Solo voi. Ti sei appena tradito, non ti crederò mai. Siete gli ultimi devianti rimasti. Mi stai chiedendo di tradire la mia gente? Ti offro la possibilità di salvare la tua gente. Non è vero. Questo qui è un pezzettino di schifo. L'unica cosa che puoi salvare ora è la vita della tua gente. Ci spareranno lo stesso, ci uccideranno lo stesso. Non ho paura di morire. Se dovrò dare la vita per una causa in cui credo, non sarò morto invano. Quell'androide. Sembra che tu tenga molto a lei. Non vuoi che muoia, vero? Tu mi stai provocando. Tu vuoi che io ti spacchi la faccia, che così vedono che ho attaccato per primo. Lasciarvi tutto alle spalle. Potreste cominciare una nuova vita altrove, solo voi due. La sua vita dipende da te. Una parola e verrà risparmiata. Non ti credo, e questo è il problema. Non ti credo. Preferirei morire adesso che tradire la mia gente. Beh, li hai condannati a morte. Non gli credo, ragazzi, perché abbiamo già visto cosa succede ad arrendersi. Lo abbiamo già visto, sappiamo già cosa succede. Marcus non è stupido. Le nostre vite sono già tutte decise, siamo tutti morti. Se riguarda la politica e i militari, noi siamo tutti morti. Tu hai sentito tutto? Allora Marcus, cosa ha detto? Ok, non ho sentito meglio. Voleva... Che cosa gli dico adesso a questa? Ti ho appena condannato a morte, donna. Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire, allora moriremo liberi. Nord invece mi odia. Che caglia, che dolore! Con questa bella bomba nelle costole di Marcus noi fermiamo il video. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!